Allora, io ieri ho fatto una storia dicendo domani succederà una cosa importante, ma non voglio anticiparvi niente. Insomma, abbiamo deciso di parlarne dopo. Adesso posso svelare che cosa è successo oggi. Allora, intanto sono qui con Lia Quartapelle, parlamentare. Ciao, ciao Paolo, ciao a tutti e a tutti voi. E oggi siamo stati a visitare il carcere di Monza, la casa circondariale di San Quirico. Sensazioni. Sì, per me è stata la prima volta a Monza, la prima volta in un carcere durante il Covid. Erano 2 anni che non entravo in un carcere. Sensazione numero uno, quanto il Covid ha complicato le cose dentro il carcere. Magari chi ti segue lo sa più di me, però io oggi l'abbiamo toccato, dalla gestione dei casi positivi all'interruzione di tantissime attività che si facevano, alle difficoltà che ci sono nei colloqui, tutto, insomma, il Covid lo rende più difficile e in alcuni casi anche dà la possibilità all'amministrazione carceraria di dire che certe cose non si possono fare perché per questa ragione. Ed è saltato fuori diverse volte quanto questa, diciamo, situazione stia impattando indistintamente su tutti. Detenuti, di cui parliamo spesso ovviamente, ma anche agenti penitenziari, operatori, educatori. Sì, perché poi i problemi che, diciamo, viviamo tutti quanti con il Covid, per dire la stanchezza da Covid, in carcere impatta tutti, impatta i detenuti, impatta gli operatori, tanto, impatta le guardie carcerarie, ed è una delle cose di cui abbiamo parlato. L'altra cosa che mi ha molto colpito è due temi di lungo periodo. Uno, la questione della salute mentale, che è una questione che vediamo, insomma, fuori tanto e che in carcere si vede adesso e si vedrà poi nel futuro, nel senso che il circolo vizioso tra difficoltà anche mentali, propensione a delinquere, che già oggi è una delle questioni che riguarda il carcere, se dovesse esserci un aumento di disturbi mentali come conseguenza del Covid, potrà avere un impatto negli ingressi in carcere. Probabilmente sì. E l'altra cosa di cui mi hanno parlato, che non avevo forse focalizzato così bene, che le operatrici hanno veramente descritto benissimo, è la situazione degli stranieri irregolari. Cioè, il carcere in Italia non è che esiste in quanto tale, ma esiste come luogo di rieducazione e di riabilitazione. Ogni detenuto ha un piano di reinserimento, diciamo, il carcere cerca di aiutare i detenuti ad avere un piano di reinserimento nella società, che diventa un piano ancora più complesso se tu sei tossicodipendente, e oggi più della metà dei detenuti del carcere, della casa circondariale di Monza, sono tossicodipendenti. Ecco, nel caso degli stranieri irregolari tutto questo è impossibile, perché gli stranieri irregolari quando sono in carcere hanno, diciamo, vivono la stessa condizione di un detenuto italiano. Appena escono dal carcere e diventano liberi, non hanno più un sacco di diritti. E quindi è impossibile progettare a lungo termine, perché appena arrivano a fine pena perdono la possibilità di essere reinseriti. Questo è un paradosso, anche quando vorrebbero, anche quando si sono comportati bene, anche quando avrebbero delle risorse lavorative magari disponibili. Questo è un paradosso. Questo è un paradosso e tenderà a incistarsi un altro circolo vizioso che vedremo purtroppo e sul quale io credo si debba intervenire a livello nazionale. Cioè, per dire, pensare a delle situazioni di rimpatri volontari assistiti per chi esce dal carcere e in carcere fa quel tipo di percorso può essere una delle cose, e io credo che nessuno ci abbia mai lavorato, quindi è uno degli input con cui esco da questa visita. Grazie Lia. Grazie a te Paolo e complimenti. Ciao. Per il Quirinale siamo sereni, vero? Mo, di sereno nella politica italiana c'è niente. Vedremo. Facciamo del nostro meglio. Ciao.